Meghan Markle e il principe Harry hanno dissipato le voci che suggerivano di prendere in considerazione un'azione legale dopo essere stati derisi a South Park. Meghan Markle e il principe Harry hanno smentito le affermazioni secondo cui stanno prendendo in considerazione un'azione legale contro South Park, che li ha presi in giro nella 26esima stagione della satira animata. Un portavoce dei Sussex ha respinto l'idea che l'episodio abbia implicazioni legali, definendolo privo di fondamento e noioso. Voci turbinavano sulla coppia che forse stava prendendo in considerazione l'azione, dopo che un rapporto non confermato affermava che il loro team legale stava dando un'occhiata all'episodio di South Park, intitolato The Worldwide Privacy Tour. Inoltre, fonti vicine alla coppia affermano che Meghan ha trascorso gli ultimi giorni sconvolto e sopraffatto per come è stata ritratta. Rifiutando la possibilità di intraprendere un'azione legale, un portavoce dei Sussex ha detto a People: "Sono tutte francamente senza senso. Rapporti totalmente privi di fondamento e noiosi." Lo spettacolo ha arrostito i Sussex, descrivendo la principessa del Canada una parodia sottilmente velata di Meghan come una sorority girl, attrice, influencer, vittima a un certo punto durante l'episodio. Ferry arriva anche per una batosta durante lo spettacolo, con il suo libro di memorie. Spare, a cui si fa riferimento. L'ospite di un talk show immaginario ha intitolato un'autobiografia vagamente basata come Wog nel cartone animato. Durante il programma televisivo della colazione, chiamato Good Morning Canada, il principe del Canada e sua moglie sono visti con in mano cartelli con la scritta "Vogliamo privacy" e "Smettila di guardarci". Meghan e Harry alla fine si sono trasferiti, nel tentativo di trovare la privacy, nella piccola città di South Park, e hanno comprato la loro nuova casa proprio accanto a quella di Kyle.